strategica, io ho vissuto quello che è stata la trasformazione di questa moto per poi portarla in pista, poi tutti contenti, i piloti, delle prestazioni, di quello che si era stato fatto e poi di punto in bianco con una frase mi è stato detto che non c'era più niente, perché purtroppo era stato tutto cancellato da quell'evento. Pura disperazione, però si è trasformato subito in voglia di fare, voglia di rimettere in piedi tutto, perché abbiamo sentito comunque la volontà di Dorna di continuare, dei piloti e dei team di rimettere in piedi tutto e rivoler salire sulle moto il prima possibile, e questa disperazione si è tramutata in ok, rimbocchiamoci le maniche, rimettiamo in piedi tutto al meglio di come sappiamo fare e ripartiamo. Energica, gli piace le sfide, noi siamo una bella famiglia, quindi ognuno ha fatto il suo e siamo riusciti, insomma, a ricostruire quello che avevamo fatto. Ho preso un aereo il giorno prima con Giampiero proprio per venire in Energica, sedersi a un tavolo e capire cosa fare. Già il venerdì sera eravamo qui a discutere su come muoverci. Poi ci sono stati vari problemi in organizzazione perché i fornitori comunque abbiamo dovuto movimentarli di nuovo tutti per riavere tutto il materiale, quindi è stata dura. Però ad oggi posso dire che insomma, ce l'abbiamo fatta. La mia vera felicità è stata quando siamo tornati in pista con la prima moto ricostruita. Andiamo in pista sistematicamente 1 o 2 volte a settimana a riprovarle tutte, cioè ogni volta che sono finite, costruite, andiamo in pista a rodarle, a testarle. Quello che mi ha fatto piacere, che ha fatto piacere all'Energica, è che comunque tutti i piloti, tutti i team e persone all'interno del team sono stati molto molto vicini a noi, perché hanno capito che non era stato facile subire una botta del genere, però si sono anche offerti di venire qui in azienda a darci una mano e bravi, ci siamo contenti. Perché poi è stata anche quella cosa che dopo un anno di sviluppo fatto con Brannetti, in cui facciamo i nostri test privati, vedere comunque il primo test ufficiale a novembre con i 18 piloti ufficiali che girano sulle nostre moto e in più hanno pareri positivi, sono felici, contenti e divertiti, quello è il premio. Di tutta la fatica fatta è praticamente la parte migliore. Quindi la pista è sempre la parte più bella.